potrebbe insegnare. Il comico, ognuno di noi è comico, ha il suo mondo comico, ce l'ha dentro. Io ho soltanto provato a tirare fuori da tutti i ragazzi il loro lato comico. Signori, inizia lo spettacolo, a tutti buon divertimento. Mio padre è talmente ricco che cambia l'auto, la villa e il motoscafo ogni anno. Mio padre invece è così povero che non cambia nemmeno idea. Il peccato è la rogna. Sente. Sentilo poco, bello. Ma quando mi guardo in faccia del scritto, razza dei cani. E no, ma perché mi stai trattando come un robot? No, bello, io non ti faccio sti stronzate, forse non è chiaro. No, io non sono Gabriel Gardo, a me, io ho studiato, papà, io ho fatto il metodo sta schiaccio. Hai capito? Questa è molto proprio, che le capisci tu, tutti come hanno tutti, come giù. No, per la fine che fa non conviene proprio. Non lo è già da quando andava alle scuole elementari. Primo giorno di scuola, le mie nuove amichette. Ciao, sono Veronica. Ciao, sono Valentina. Ciao, sono Olivia. Olivia, come quella di Braccio di Ferro. No. Che poi dico, che c'entro io con e da lì sono andata a casa e ho cominciato a fare le presentazioni da sola allo specchio. Mi chiamano il persiano, perché sto sempre al tappeto. Sono il classico pugile di colore, ma non per l'abbronzatura, perché sono sempre blu e viola. Vi racconto il mio ultimo incontro. Salgo sul ring, mi tolgo la vestaglia, un vuoto! Mi hanno scordato le mutande! Allora parto subito con la mia... Ma il prete ha quell'errore madornale? Fermi! Grido! E mi sono espresso male! Perché... volevo dire... solo chi ha preso l'uccello è pregato di uscire! A testa bassa! E le corone in mano, 100 donne si alzarono piano piano e mentre se ne andavano tutte fuori, un prete gridò ancora: rientrate tutte quante, figlie amate! E poi io non volevo dire ciò che voi pensate. E poi riprese: già dissi e torno a dire, chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma mi rivolgo con voce chiara e tesa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Ma mica è finita là. L'altro giorno ho trovato braccia aperte davanti allo specchio. Che faceva... i figli di me. Ah, mamma, che stai a fare?
cucina. È una ragazza che soffre. Però manco lei è normale, sì. Perché soffre, ma con l'apostrofo. Essa apostrofo offre! Sta sempre a parlare di uomini, sempre rapata, e più maiana di Peppa Pig! Ma freddo, 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 che fa sotto zero, lei c'ha sempre sopra uno. Ogni volta che veniva il Milan a Palermo io andavo allo stadio a vedere Milan e a tifare per il Palermo, perché guai se non ti fai per il Palermo. No, mi squadravano ancora prima di entrare allo stadio. Chi so te fa Milan? Io? Palermitano doc. E la sciarpa dove l'hai? Mia madre l'ha messa a lavare. Che settore sei? Curva sud. Vero, oppure noi? Minchia culo. 90 minuti più lunghi della mia vita. Appena non cantavo. Che sete mia, di che fa non canti? Non posso cantare, c'ho mal di gola. Chi non sa te rosso nero? Chi non sa te rosso? Che fa non salti, sete mia. Non posso saltare, c'ho la pubalgia al piede, non mi posso muovere. Devi saltare. Chi non salta il nostro pelo? Che vergogna, che bello è che la mattina mio padre me lo dice. In verità ti dico, prima che l'arbitro fischi alla fine tu rinnegherai il Milan e c'è poco. Solo patate.
Ah no, perché è normale che mangi una creatura dei 7 anni solo patate, no? Alla fine è così che si diventa gay. Perché tutti i giorni patata, 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 e poi quando cresci te butti sul finocchio. Nel 2001 non c'è tempo per mangiare qualcosa e caffè.
Cessa! Cessa! Smettila di fare così, sei sempre più brutta! Cessa! Da quando parli col nutrizionista, sei alla frutta! Cessa! Non bevi più il caffè, ti fai gli impacchi col tè! Mangi solo mango, avocado e frappè, perché sei brum brum brutta, perché sei racchia, perché sei misera. Cessa, smettila. Cessa, in fondo a destra o in fondo a sinistra.